È la seconda edizione di PES Gara per la legalità, la manifestazione di atletica, di corsa su strada, organizzata insieme dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Passo Logico, insieme alla Prefettura, alla Guardia di Finanza, a tutte le forze dell'ordine di Pescara, con la collaborazione di associazioni a tutela anche della salute, non soltanto della legalità e della pulizia nello sport. Quest'anno, ciliegina sulla torta, ha assegnato i titoli italiani assoluti di corsa su strada 10 km della FIDAL. È stato davvero uno spettacolo. Fratelli d'Italia, Italia sedesta, l'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria, ne porga la chioma, che schiava di Roma, Iddio ateo. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte. Mattinata intera di gare tra Piazza Salotto e le vie del centro cittadino di Pescara, davvero gremito di spettatori. I risultati non sono mancati, sono stati eccellenti. Hanno cominciato le donne con la categoria assoluti, promesse junior, e poi gli uomini, poi a seguire gli allievi, infine le allieve. Spettacolo assoluto, dicevamo, anche a livello di qualità, perché tra le donne ha primeggiato con tanto di record, perché nessuna donna era riuscita mai a correre con un crono così importante, 31:35.8, poi arrotondato a 31:36, 10 km di Nadia Battocletti, l'atleta delle Fiamme Azzurre e della Nazionale. Straordinaria la sua falcata, la sua corsa, la sua bellezza, la sua eleganza, il suo sorriso, ma anche la sua umiltà. L'ascoltiamo in questa intervista. Ai vostri posti. Nadia Battocletti voleva
fortissimamente correre più forte di sempre in Italia sui 10 km su strada, ci è riuscita, 31, 35 e 80, immagino contenta. Sì, decisamente davvero, ciao a tutti e sono molto felice di essere qui, mi sono divertita un sacco in gara, c'era davvero una bellissima atmosfera tra tifo, organizzazione generale, gli avversari, quindi sono molto felice. Noi ti dobbiamo fare i complimenti, d'accordo per il titolo, ma per due cose ancora. Uno, per come hai gestito la crisi ai mondiali di Budapest, ti fa onore, anche se non ti dovevi scusare perché non c'è nulla di cui scusarsi. E la seconda cosa, come hai reagito nei 1500 correndoli in 4.03. Poi terzo complimento, il titolo italiano qui a Pescara. Grazie mille, sì, diciamo che i mondiali sono ormai una parentesi, ho imparato tantissimo da quell'esperienza e ne faccio sicuramente onore. E diciamo che le scuse che ho fatto me le sono sentite in dovere di dare a tutte quelle persone che comunque mi sostengono e comunque mi fanno il tifo, quindi quello me lo sono sentita davvero. E sì, diciamo che al ritorno dei mondiali ho avuto un paio di problemi familiari, ho avuto un lutto e quindi è stato ancora più difficile rimettersi in gara e concentrata. Diciamo che ho espresso quella rabbia che magari non esprimo in queste gare. Per concludere, il grazie per questo titolo pescarese che comunque va ad arricchire un palmarès già non male. Sono molto felice di aver raggiunto il titolo italiano assoluto qui a Pescara, perché il mio primo è stato per l'appunto qui a Pescara nel 2019, su pista però. Secondo titolo italiano assoluto consecutivo di corsa su strada per l'atleta delle Fiamme Oro Pietro Riva. Pietro è stato accorto all'inizio, ma non tanto per sua volontà quanto perché gli atleti, soprattutto gli africani, avevano già impresso un ritmo forsennato alla gara. Lui li ha guardati e poi pian piano ha recuperato, andando a vincere il titolo italiano con un crono non da record ma molto molto forte di 28 e 21. A Pescara a quell'ora cominciava già a fare caldo. Pietro Riva è comunque molto soddisfatto. Ai vostri posti, partita anche questa gara così affollata, è stato anche difficile dare il via perché chiaramente con tanti atleti ma anche con tanta foga non è facile tenerli a bada. Con il crono di 28 minuti e 21 secondi, Pietro Riva ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo italiano di corsa su strada 10 km. Sorridente, contento. Sei partito giustamente guardingo, no? Però poi hai portato a casa ciò che volevi. Ma in realtà non sono partito molto guardingo. Sono loro che sono partiti forte. Veramente fortissimo loro, io ero partito forte. Ho capito che era molto forte, quindi ho rallentato un attimo, tanto sapevo che sarei tornato sotto. Mi sono messo poi lì nel gruppo e niente, è andata bene, sono contento. Non ho ripreso da tanto da un infortunio, quindi questo tempo sicuramente mi dà molta fiducia. E niente, sono contento di venire a Pescara, la seconda volta che ci vengo, ci ho sempre fatto gare belle, quindi insomma, sono affezionato. Da ex mezzofondista ti dico che secondo me hai fatto una gara molto intelligente, proprio da grande mezzofondista, esperto anche se sei ancora giovane, cioè le hai fatti un po' andare, un po' li hai guardati, certo dovevi correre comunque forte e poi sei venuto via bene, la temperatura non vi ha aiutato. No, sicuramente la temperatura ha inciso e anche la partenza fortissimo. Di solito quando ci sono gli atleti africani che gareggiano per le squadre italiane è sempre un po' così. Quindi il copione è sempre lo stesso e se uno lo sa interpretare bene fa una bella figura. Diciamo che sì, non potevo fare meglio, credo. Cioè, ho fatto la cosa migliore che potevo fare oggi.
Ci racconti anche la tua prima volta a Pescara, perché ci hai detto che sei qui per la seconda volta nella tua carriera. Erano i campionati italiani assoluti del 2018, di settembre 2018, arrivai secondo sui 5.000 e fu il mio primo podio ai campionati italiani assoluti, quindi sì, 5 anni fa. Allieve è stato davvero un divenire di emozioni, tanti talenti di cui dobbiamo iniziare a annotare i nomi perché li sentiremo spesso, tante anche le presenze istituzionali, quelle politiche, ha corso anche il presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, ha corso anche il colonnello Antonio Caputo, il comandante della Guardia Provinciale di Pescara, che è un appassionato podista, e poi i big dell'atletica, anche quelli del recente passato come il leggendario velocista e testimonial della manifestazione Stefano Tilli. Una bellissima giornata di sport, una bellissima giornata di sole con un tasso di umidità molto basso e quindi delle condizioni perfette per correre. Nadia Battocletti è pronta e quindi ha fatto questa miglior prestazione italiana, brava e complimenti. Come sta andando l'atletica italiana? Tu sei reduce anche dai mondiali di Budapest come commentatore Rai. È andata molto bene, queste 4 medaglie ci hanno dato grande soddisfazione, fra tutte l'oro di Tamberi, l'ultimo all'oro che gli mancava per essere così un campione a 360 gradi a tutto tondo. E per quanto riguarda me, un bellissimo argento con la 4% che ha ripreso il posto che le compete essendo campione olimpica, la bellissima medaglia d'argento di Fabbri, il recupero della Palmisano, quindi direi ottima salute in vista di una stagione così impegnativa con gli europei a Roma e le Olimpiadi a Parigi. Senti Stefano, tu sei per il secondo anno consecutivo testimonial qui a Pescara, eri presente anche nel 2022. Che movimento c'è qui a Pescara? Che aria tira secondo te? Ma è una città che è molto attenta alla pratica sportiva, agli ideali che promuove lo sport. Oggi c'è questa identità di legalità e sport, sport e salute. Sono tutti valori che aiutano la comunità a crescere meglio, a vivere più a lungo e a godere maggiormente di salute negli anni in più che si riescono a vivere, e soprattutto a allontanare tentazioni pericolose da ragazzi che stanno troppo tempo in strada. Quando ti sei fatto 2 o 3 ore di allenamento, la sera te ne vai a dormire, è meglio. In compagnia del prefetto Giancarlo Di Vincenzo di Pescara, presidente del Tribunale di Pescara Angelo Bozza, direi che è bellissimo. È il secondo anno di seguito, quest'anno ancora di più per l'assegnazione dei titoli italiani. L'anno scorso quanto Pescara, da non sbagliare, per la legalità aveva iniziato il suo percorso, non tutti potevano immaginare un'evoluzione così rapida e così importante. Grazie a tutti gli atleti, grazie a tutti i cittadini, alle associazioni, alle istituzioni che hanno aderito a questa iniziativa. Un'iniziativa importante, come dicevamo, perché mette insieme diversi aspetti: sport, legalità e salute. Sono iniziative che lasciano il segno. La partecipazione della città, la risposta è una dimostrazione di una grande dinamismo sociale che questo territorio ha. Una parola anche con il presidente del tribunale Angelo Bozza. Mentre il prefetto è in pantaloni lunghi, Angelo Bozza è in pantaloncini, non so se ha corso.
Sì, sì, come no, abbiamo fatto una corsa col prefetto incredibile, sì. Anche con dislivelli, eh. Non è vero, quindi. Una tranquilla passeggiata qui nel centro di Pescara. Mi fa piacere che dice che c'è stato un record femminile, bellissimo, record italiano femminile, quindi questo rende ancora più la manifestazione un successo. Un'iniziativa bellissima, ringraziamo l'organizzazione tra prefettura e guardia di finanza, bellissima iniziativa, coniuga diversi aspetti della realtà di tutti i giorni che sono importanti, salute, giustizia, sport, e quindi andiamo avanti così. Con l'organizzazione è una chiusura stanca ma soddisfatta, perché abbiamo saputo che ci sarà anche la terza edizione e chissà quali altri obiettivi e traguardi in futuro, quindi questa stanchezza sarà sicuramente ben ripagata. Caro Mauro Trubbiano, tu sei a capo di un'organizzazione passologico, ma hai tanti collaboratori, allora per non fare torto a nessuno io ti cedo il microfono perché voglio che tu li ringrazi. Allora, intanto io ringrazio te Paolo, perché come sempre oggi con Gianfreda avete dato veramente i tempi e veramente avete illuminato tutti gli spettatori in maniera egregia, e quindi ti ringrazio di tutto anche a te. E poi niente, il team, se non c'è il team si combina poco, come tu ben sai, quindi io ho la fortuna di avere collaboratori eccezionali e professionali, quindi c'è qui Mario che conosciamo tutti, ha fatto un gran convegno che secondo me anche quello lascerà il segno. C'è Antonio che è il braccio operativo, ovviamente, che insieme a me, ma lui come dire, l'uomo di fatica eccezionale come Paolo anche, e quindi ecco io una battuta a tutti, va bene? Una battuta a tutti e poi ci diamo l'appuntamento, perché pare che ci siano prospettive. Mario De Benedictis. Ma io esprimo un parere tecnico. La gara di Nadia Battocletti è stata la perla che veramente ha impreziosito una manifestazione di altissimo livello tecnico. Record italiano per Nadia, 31:35, 17 secondi meno del record italiano precedente, e quindi ho detto tutto. Antonio Perna. Io sono contento che sia finita perché e che sia andata benissimo. Logicamente, anche se abbiamo cercato di curare tutti i particolari da tantissimo tempo, delle preoccupazioni te le porti dietro sempre, se andrà tutto bene, se esce qualcosa che non hai pensato, e invece sembra che siamo stati ancora una volta bravi. Logicamente sono esperienze, ogni volta facciamo esperienza e la volta dopo riusciamo sempre a fare qualcosina in più, qualcosina di meglio. Io sono l'ultimo entrato nel direttivo passologico e posso solo ringraziare Mauro per quello che mi hanno dato e per permettermi di crescere ogni giorno, sia nell'atletica che nell'organizzazione. Invece il silenzioso Paolo Agostinone ci fa solo un cenno con la mano e dice ok. No, io credo che si è visto quello che diceva ieri il direttore tecnico, cioè la forza del gruppo, tutto qua. Mauro, ci sarà una prospettiva per concludere? Ma io, allora, dalle parole del colonnello Caputo sembrerebbe di sì. Adesso l'anno scorso ci eravamo lasciati dicendoti Paolo proveremo a prendere il campionato italiano, poi di fatto questo proveremo si è concretizzato, oggi l'abbiamo visto, quindi
Io non lo so, lasciamoci adesso con un dubbio, diciamo, faremo sicuramente qualcosa, non sapremo cosa, e quindi inviteremo, poi daremo notizie, tutta la cittadinanza e tutti gli atleti a partecipare. Ciao da Paolo Sinibaldi per la TV Lab, e un grazie, grazie, grazie a chi ci ha dato fiducia in questa occasione, all'Atletica che ci ha dato fiducia in questa occasione, e a Mauro Iezzoni per le immagini e il montaggio. Splendidi, alla prossima!